I fratelli dello spazio. Attraverso Wanda, Albano, 24 giugno 1998, a cura di VB. Il vero scopo dell'esistenza è di essere creature cosmiche, anche sulla Terra. L'amore si deve risvegliare in voi perché è sopito, ma già esistente nel vostro profondo. Sollecitati da noi, dovete farlo ritornare in superficie perché prenda il sopravvento sulla materia, che è comunque da amare, perché è necessaria per portare a compimento la vostra esistenza. Vivere nella materia e contemporaneamente esserne al di fuori, come si può? Ti domanderai. Sì, si può. Facendo diventare un'unica cosa coscienza e materia e viaggiando nel tempo, senza perdere di vista l'essenza e lo scopo del risultato. Si può. Ci hai compreso? Ci perdoni se siamo stati così perentori nel metterti davanti alle tue responsabilità? Siamo i fratelli cosmici di sempre e ti abbiamo dapprima parlato solo d'amore, cercando di plasmare il tuo divenire. È tempo però che dal dire si passi all'agire. Bisogna operare, altrimenti per la legge il nostro avvicinarvi verrebbe annullato. Ci troviamo in sintonia con la tua e vostra energia e ci completiamo nel nostro cammino evolutivo. Scusaci, ma questo è il nostro compito. Ti stai domandando perché solo ora, dopo tanto tempo che vi siete avvicinati, solo ora il vostro dire è così perentorio e ci mette di fronte a tante riflessioni? Abbiamo già risposto alla tua domanda. Prima non potevamo, perché ogni cosa deve avvenire a suo tempo. Ogni cosa deve trovare il momento giusto per essere assorbita e per incanalarsi nel vostro cammino, riflettendosi nella vostra anima, dove trova il luogo adatto per essere recepita. Hai compreso? Ora ti lasciamo. Hai tante cose su cui riflettere, ma soprattutto non ti amareggiare. Stai percorrendo la tua strada e devi migliorare il percorso. Noi sappiamo di essere corrisposti da te, di poterti parlare in questo modo e dire molto altro senza farti soffrire, perché la tua limpidezza è talmente evidente da non poter essere offuscata. Cara sorella, prega, prega. In questo momento c'è tanto bisogno di elevare il pensiero per uniformarlo al pensiero cosmico e a quello di tanti esseri che vivono per lui. Noi, fratelli cosmici Enu, ti salutiamo con forza, con energia e con amore.